Quando esco io prendo sempre l'Ichnusa. Perché la prendo? Perché mi dà quella sensazione che è una birra italiana. E in effetti lo stabilimento è in Italia, però la proprietà è dell'Heineken. Quindi io per il giudizio mi baso più su un discorso emotivo che per un discorso scientifico o pseudoscientifico. Non è che utilizzo un metodo. E questo discorso di scegliere solo in base all'emotività è quanto mai azzeccato, soprattutto in questo periodo elettorale in cui molti hanno scelto per questo. Azzeccato, come si dice in italiano? Contingente. Quindi la domanda a cui voglio rispondere con questo video è capire se attraverso un metodo scientifico ritornerò alla mia opinione originaria, cioè che l'Ichnusa è la più buona. E lo faremo confrontando Heineken, Ceres, Nastro Azzurro e Ichnusa. Prima faremo un confronto tra le due straniere, quindi Heineken e Ceres, di cui Ceres, tra l'altro, è l'unica che non fa parte di una maxi compagnia che ha milioni e milioni di birre. Poi faremo il derby italiano Nastro Azzurro e Ichnusa, poi vedremo in finale chi arriverà. Facciamo questo primo confronto. Devo dire che secondo me l'Heineken ha molto meno sapore in generale, quindi la Ceres è molto più aromatica. Quindi io darei questa prima vittoria alla Ceres, anche se comunque non c'è tutta questa differenza tra le due birre. Partiamo ora col derby italiano Ichnusa versus Nastro Azzurro, che poi di italiano più o meno hanno solo gli stabilimenti perché la proprietà questa è dell'Heineken e questa è giapponese. Allora, devo dire che anche se sono molto molto simili, la Nastro Azzurra ha leggermente un sapore più deciso di quella dell'Ichnusa e quindi la mia Ichnusa, che a inizio video praticamente è quella che io bevo sempre, cioè non arriva neanche in finale. Però andiamo a vedere ora qual è la migliore tra Nastro Azzurro e Ceres. Diciamo che in finale io direi che sicuramente la Ceres ha un sapore un po' diverso rispetto alle altre. Cioè, le altre tutte quante più o meno simili, la Ceres è l'unica che un minimo si distingue, però c'è questa nota amara che, cioè, a me personalmente non me la fa preferire, e quindi stranamente la birrozza proprio, cioè la Nastro Azzurro, secondo me tra queste quattro è la migliore. Quindi non so, questa vittoria della Nastro Azzurro in realtà mi lascia perplesso, perché un po' mi fa capire come a volte ci lasciamo prendere magari dalla grafica, no? Quindi a me mi è sempre piaciuta l'etichetta anche dell'Ichnusa, quindi anche per quella l'ho sempre presa. E quindi a volte come il marketing ci influenza fin troppo e di come alla fine è bistrattata qualcosa solamente perché ce n'è tanta. Visto che comunque la Nastro Azzurro più o meno sta ovunque, io l'ho sempre vista come una birra di merda per questo. E invece alla fine forse è quella che mi berrei di più. Sono tutte simili, però è quella che mi berrei di più. Quindi non lo so, questo video forse è stato davvero istruttivo per me stesso. Ci vediamo al prossimo video e continuiamo con questa serie Maturity.